Troppo buone le melanzane! Buongiorno a tutte amiche! Oggi prepariamo una ricetta di quelle davvero semplici semplici ma buonissime e sorprendenti. In questa ricetta avremo bisogno di una salsa di pomodoro molto fresca, semplice, che si prepara in neanche 30 minuti. Pasta e naturalmente melanzane e basilico. Laviamo una melanzana di quelle belle grandi, togliamo la buccia e tagliamo a fette di circa un centimetro. Dopo le disponiamo in una grande bacinella e per ogni strato andiamo a mettere un pizzico di sale. In questo modo le melanzane rilasceranno tutta l'acqua di vegetazione. Copriamo e mettiamo un peso. Lasciamo riposare per un'oretta. Prepariamo adesso la salsa di pomodoro. Olio extravergine circa 2 cucchiai, mezza cipolla, preferibilmente quella di Tropea perché è più delicata. La lasciamo rosolare e dopo versiamo all'interno 1 litro di salsa di pomodoro fresco. Aggiustiamo di sale, basilico e lasciamo cuocere a fuoco dolce per mezz'oretta. Le melanzane hanno riposato e hanno rilasciato l'acqua scura. Questo è un trucchetto che ci aiuterà a non far assorbire troppo olio alle nostre melanzane. Friggiamo, preferibilmente in olio extravergine di oliva o di arachide, come preferite. E facciamo scolare su carta assorbente. È arrivato il momento di cuocere gli spaghetti, circa 300 grammi. Quindi aggiungiamo il pomodoro agli spaghetti. Li arrotoliamo aiutandoci con un mestolo. E adagiamo questo nido di spaghetti all'interno della fetta di melanzana. Mettiamo al centro un bel pezzettone di formaggio a vostra scelta e continuiamo così fino a terminare tutti i sandwich. Nel frattempo, amici, vi ricordo di lasciare un bel like a questo video se la ricetta vi piace e se non siete iscritti, iscrivetevi ed entrate a far parte di questa bellissima community. Irroriamo i nostri sandwich con la salsa di pomodoro avanzata e quindi parmigiano come se piovesse e andiamo in forno a 220 gradi per 15-20 minuti finché si sarà formata questa crosticina davvero golosissima. Avete visto? È una ricetta molto semplice ma buonissima e c'è un profumino davvero speciale in cucina. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, io vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Se vi va seguitemi anche su Instagram. Ciao!